Questi sono i giorni degli auguri. Buon Natale, buone feste, tanti auguri. E la forza di sentirvi questi auguri, anche di ripeterli, magari finiscono quasi per dare un po' di fastidio. Che cosa vuol dire augurare a qualcuno buon Natale? Nella mentalità di oggi significa magari ricevere qualche regalo, magari trascorrere qualche giorno di pace, di buona salute, magari goderci qualche giornata così di tranquillità, o anche per qualche giorno dimenticare i nostri guai. Allora io mi chiedo, è questo un buon Natale? Perché se è così, Natale sarà buono solamente per qualcuno che può permettersi certe cose, sarà molto meno buono per chi non può. E allora avrà un senso questi auguri di Natale, magari a chi sta bene, a chi ha i mezzi, a chi si può permettere questo per far festa secondo il proprio gusto, mentre per qualcun altro può sembrare un vero insulto questa festa. Io credo, se tutti quelli che augurano il buon Natale in questi giorni a qualcuno sapessero esattamente il perché il Natale è un giorno di festa, allora io credo che anche questa usanza degli auguri natalizi potrebbe veramente assumere un significato migliore, potrebbe essere qualcosa di più di una convenzione a volte obbligatoria. Ma questi nostri auguri devono trasformarsi in una professione di fede, in una preghiera. È vero, forse qualcuno dirà, beh, insomma, cosa vuol farci entrare la fede e la preghiera in una cosa così semplice come sono gli auguri di buon Natale? Che cosa c'entra la preghiera, che cosa c'entra la fede? Vedete, io credo che a forza di auguri, a forza di regali, a forza magari di pranzi, abbiamo dimenticato che il Natale è la festa di qualcuno, è il Natale di qualcuno. Perché vedete, possiamo anche fare mille presenti venti, così tanto per fare un po' di pubblicità o altre cose, eccetera. Io credo che a forza di fare festa, noi cristiani dimentichiamo il festeggiato. Che se è vero che noi, tante persone, possono magari andare a vedere questi presepi viventi, oppure a vedere altre cose, a partecipare a delle recite, eccetera, ma io mi chiedo, al di là di questo, c'è veramente un cambiamento personale? C'è una volontà di partecipare, per esempio, alle messe che questi giorni stiamo vivendo? Io me lo chiedo questo. Dimentichiamo il festeggiare. Cioè, guardate che Cristo sempre di più non c'entra quasi più niente con il suo Natale, con il suo Natale. E allora, nella testa di tanti cristiani, questo Gesù bambino è diventato così una specie di favoletta da raccontare agli altri. Come mettiamo insieme anche alle volte San Giuseppe, Babbo Natale, la Madonna, la fata dai capelli biondi o turchini, eccetera, gli angeli di Betlemme con la befana e tutto quanto, cioè mischiamo tutto quanto. E noi, guardate, che stiamo veramente svuotando il Natale del suo significato. E credo che per noi cristiani il problema deve essere quello di risolvere chi
chi è Gesù Cristo per me oggi? Chi è Gesù Cristo per me oggi? Perché vedete che il Natale non è una bella favoletta da raccontare. Betlemme, il paese dove Gesù è nato, non è un paese di fantasia, è un paese vero. Maria, la madre di Gesù, è stata una donna vera. Gesù era davvero suo figlio. E quindi Natale è stato prima di tutto un fatto concreto, una realtà di questo mondo. Questa nascita di Gesù è una realtà vera. E quindi, proprio perché è successo una volta, questo Natale è una realtà per sempre. Perché? Ma perché quel bambino che Maria ha portato in grembo, che Maria ha dato alla luce, ecco, Dio stesso, e questo è il mistero dell'incarnazione, Dio stesso che si è compromesso una volta per tutte con noi, con la nostra terra e con la nostra società. E quindi festeggiamo il Natale, perché in Gesù Cristo, figlio di Maria, noi riconosciamo un figlio di Dio che si è fatto uomo. Uno di noi, e quindi è entrato in questo ingranaggio della storia per essere e per vivere con noi, insieme con noi, per vivere la nostra stessa esperienza concreta. E guardate, io credo che questo è molto importante, recuperare il vero senso del Natale oggi, riscoprire che quando il Signore è entrato in questo mondo, è entrato per compiere la volontà di mio Padre, riscoprire che Dio non ha avuto paura della cattiveria, del rancore, dell'odio di noi uomini. Dio non ha mai disperato di poter cambiare il cuore di noi uomini. Dio non ha mai perso pazienza con noi, mai. Invece del giudizio, della vendetta, della condanna, Gesù ha portato su questa terra la misericordia. Invece di, come si dice alle volte davanti alla ingiustizia, di rimettere ordine su questa terra, come vorrebbe qualcuno, ecco, Gesù si è fatto vittima lui stesso, si è fatto vittima nella nostra realtà umana. Quindi cerchiamo veramente di ringraziare il Signore se abbiamo ancora del tempo per riscoprire questo vero significato del Natale. Guardate, se noi riuscissimo a capire che Dio attraverso Gesù Cristo ha seminato ancora quest'anno sulla nostra terra il principio di ogni speranza, ecco, allora sì che noi potremo augurare a tutti quanti buon Natale, sì, ma non una semplice frase convenzionale, ma è una professione di fede questo buon Natale che io lancio alle altre persone. Io riconosco in Gesù il figlio di Dio fatto uomo, ed è una preghiera questa, una preghiera perché Dio ci aiuti ad accogliere con più fede questo Salvatore della nostra vita. E credo che quando in questo giorno noi andremo a augurare il buon Natale a tutti quanti, ecco, cerchiamo di farlo sotto questa luce, come una professione di fede che noi facciamo verso gli altri, e anche come una preghiera che veramente il Signore ci aiuti ad accogliere questo Salvatore.